Buon pomeriggio dal Palameucci di Aprilia. Si è appena conclusa la partita tra Eagles Aprilia e United Aprilia con la vittoria degli ospiti per 8-3. Abbiamo qui per analizzare un attimino quello che è stato l'andamento della partita Valerio Zucchi D'Aiello, perdonami, dell'Eagles. Valerio, vedendo la partita dalla tribuna, insomma, è sembrato che lo United avesse qualche cosa in più di voi, però voi ovviamente avete messo una combattività e una voglia di giocare importante, però questo non è bastato. Cosa ne pensi tu? Il risultato è stato giusto, poteva essere un po' meno pesante? Qual è il tuo giudizio in questo caso? Allora, guarda, il risultato è giusto perché comunque loro hanno espresso il calcio migliore rispetto a noi. Noi, come hai già detto, abbiamo dato prova della nostra combattività, però loro erano più grintosi, arrivavano prima sui palloni ed è normale che quando una squadra gioca così è difficile saper contrastarla e poi vincere la partita. Capisco. Voi venivate da due risultati utili, avete riposato la prima partita, poi avete pareggiato e avete vinto. E indubbiamente per voi è un andamento buono, positivo. Ovvio che oggi avete giocato con una squadra che probabilmente vi era superiore. Quali sono le aspettative dell'Eagles nel futuro per questa squadra che a mio parere mi è sembrata buona, insomma, ecco. Allora, le aspettative che ci aspettiamo da noi, dalla nostra squadra, è sicuramente riuscire ad arrivare alle prime posizioni e quindi combattere per i playoff. Comunque il campionato è lungo, le partite ce ne sono tante ancora da fare, quindi il nostro obiettivo sul lungo periodo è quello di arrivare a fare un buon piazzamento sicuramente tra le prime quattro e affrontare le partite giorno per giorno, quindi domenica per domenica e vincerle piano piano tutte. Ovvio, ci dobbiamo mettere la stessa cattiveria che ci abbiamo messo oggi, anzi di più, per riuscire a vincerle poi. Grazie Valerio, grazie e auguri per il futuro. Siamo qui con Cristian Trobbiani, che mi pregio di conoscere da molti anni. Quindi, l'onore e il pregio è mio. Quindi parliamo con un amico sicuramente. Cristian, vista dalla tribuna la tua squadra, la partita e la tua squadra chiaramente sono sembrate molto superiori nel gioco e anche nel palleggio e nella tecnica, nell'approccio alla manovra e nell'approccio alla partita, praticamente in tutti quelli che sono gli aspetti della partita. Se io ti chiedo quali sono i vostri obiettivi, pensi che faccio una domanda scontata, una domanda banale, oppure voi avete già degli obiettivi ben precisi e prefissati per questo campionato, per quello che si è potuto vedere in campo oggi? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Gli obiettivi, no, la domanda non è mai banale e mai scontata. Diciamo che il nostro obiettivo è fare bene con la C1. E quest'anno siamo al primo anno di C1 e ringraziando Dio, ringraziando la società, mister Serpiedi e il grande gruppo che abbiamo, stiamo facendo veramente bene. Merito e frutto del lavoro anche di 6-7 under 21 che girano in prima squadra. E la differenza la fa questa: oggi la prima squadra dell'Eagles fa la Serie D, noi facciamo la C1. È proprio diverso il tipo di campionato che si fanno, quindi è chiaro che in prospettiva, in crescita del progetto, i ragazzi sono un pelino superiori a livello di base tecnico-tattico. Poi naturalmente, come mi insegnava sempre i miei vecchi allenatori, che tu riconosci bene, il manico fa pure la differenza. Quindi in questo caso i ragazzi sono ben disposti, l'ho detto già nelle interviste che facciamo l'anno scorso, venivano dal calcio, oggi non c'ho più la scusa che venivano dal calcio perché vengono dal futsal, gli sto insegnando molto, sono delle spugne, li sto forgiando ad uso e costume mio e del mister che collabora con me, mister Serpiedi, però vi dico che non io, non lo United, questi ragazzi specialmente più di qualcuno si toglieranno molte soddisfazioni, porteranno i loro cognomi in alto nella nostra cittadina sicuramente. Per quello che posso dirti, sicuramente avete fatto un ottimo lavoro in fase di costruzione di questa squadra e in fase di preparazione. I tuoi obiettivi me li hai chiariti, me li hai detti, mi puoi confermare che almeno 4-5 di questi ragazzi che già gravitano più o meno in maniera, diciamo, non dico permanente, ma spesso nell'orbita della prima squadra, magari l'anno prossimo potranno essere veramente l'ossatura della prima squadra dello United? Guarda, io adoro i senior perché io sono un vecchio senior, ti dico che è grazie ai senior che questi quattro ragazzi, quattro sono già permanenti in prima squadra, con me si allenano di meno e si allenano quasi sempre con la prima squadra. La sinergia, l'apporto, il rapporto che c'è tra me e Massimiliano Serpiedri è quello di poter affrontare sia gli allenamenti
che per quanto riguarda le partite con gli stessi schemi e moduli, le stesse palle inattive, così che i giovani quando si trovano in prima squadra non trovano difficoltà alcuna a cimentarsi in campionato che è DC1. Sì, ci sarà lo scotto dell'emozione e quant'altro, però i vari Pacchiarotti, i vari Rosina, i vari Tetti, i vari De Santis, Busti e anche Cirilli stanno vacillando nella prima squadra. Magheda e Violetto ci si sono allenati per molto tempo, per cui come vedi è il 70% dell'Under 21 ed è già un 50% della prima squadra. Quindi io gli faccio un in bocca al lupo personale da giocatore a questi ragazzi che stanno dimostrando tanto e veramente fanno molti molti sacrifici, perché lo voglio dire a tutti, si allenano alcuni dalle 6, dalle 18 alle 21:30. Non sono rimborsati, quindi è un campionato, un fiore all'occhiello. Viva lo United Aprilia, ma viva questi ragazzi sicuramente. Aggiungo io una mia riflessione: chi bene semina poi bene raccoglie, quindi a questo punto il lavoro che state facendo, il lavoro che stanno facendo i ragazzi sicuramente porterà dei benefici e dei profitti, per modo di dire, allo United. Ti ringrazio, ringrazio tutta la direzione di Mondo Futsal che conosciamo dai nostri tempi di nascita. Ti ringrazio veramente perché tu sai quanta passione noi ci mettiamo dal 2013 a oggi, se non prima, quando giocavamo insieme. Però veramente io sono contento di loro, perché al di là che non saltano allenamento ci tengono alle partite, al di là del derby che ci sarà anche un altro col Buenaonda, io sono contento perché alla fine vince sempre lo sport. Questi ragazzi vanno alle stesse scuole, si contendono 3 punti, ma alla fine sono amici tutti quanti, quindi viva il calcio a 5. Grazie, grazie a Cristian Trobbiani, un saluto, a presto. A te Angelo, grazie.